Il primo evento della Coppa America nelle acque di Bagnoli avrà luogo nel prossimo aprile e con un decreto dello scorso 30 settembre è stato approvato il progetto esecutivo delle opere a terra e a mare. Per tutelare i lavori da infiltrazioni malavitose è stato firmato questa mattina in prefettura un protocollo rinforzato di legalità che aumenta i controlli e le garanzie sui soggetti che si aggiudicheranno gli appalti. Le imprese che eseguiranno le opere avranno il dovere di denunciare al committente, oltre che naturalmente alla magistratura, le eventuali pressioni illecite e i tentativi di estorsione. L'inadempienza porterà alla risoluzione immediata del contratto. Questo protocollo, sia ben chiaro, non è un protocollo che guarda solo agli aspetti amministrativi, rafforza tutta la parte della trasparenza e della legalità, ma è una garanzia al mondo delle imprese e del cittadino che chiaramente vuole sapere come vengono realizzate le opere, soprattutto quando si spendono soldi pubblici. Questa è un'occasione straordinaria che darà tantissimi posti di lavoro, che io vorrei sottolineare, cioè da un lato maggiore semplificazione amministrativa e meno burocrazia, dall'altro più sicurezza, più legalità e più contrasto al crimine organizzato. Vedete che stiamo facendo un lavoro eccezionale, soprattutto nella sinergia comune tutti insieme anche su questi argomenti molto particolari, soprattutto c'è una grande trasparenza su un evento che tutto il mondo aspetta. Il protocollo è stato sottoscritto da Comune, Regione, Provincia, Prefettura, Unione degli Industriali e ACN, la società di scopo costituita ad ottobre per organizzare e gestire le regate. Noi chiediamo innanzitutto una certificazione, ci disponiamo a svolgere verifiche per tutte quelle ditte che risulteranno aggiudicatarie di appalti anche al di sotto della soglia oggi vigente di 250.000 euro. Si partirà da quella di 150.000 euro. Il gruppo ispettivo antimafia, istituito dalla prefettura, effettuerà controlli direttamente sui cantieri.